Ecco, siamo online. Buonasera, benvenuti a tutti nel nostro corso. E questa sera abbiamo la possibilità di vedere un tema molto curioso, ma nel concreto poco chiaro alla maggior parte di noi, al pubblico, che molto spesso viene affrontato un po' per sentito dire, quindi molto, molto spesso non ne abbiamo nella consapevolezza, che è il tema dell'opera. E quindi di quali interessi particolari sono rappresentati nella dinamica che porta poi alla stesura delle leggi. Per farlo abbiamo con noi il dottor Alberto Cattaneo, che grazie di aver accolto. Grazie a voi per l'invito. Il dottor Cattaneo, ripercorro brevemente la sua biografia, ha precedentemente lavorato in alcune tra le più importanti società italiane, ha svolto il ruolo di consulente direzionale presso l'AGEA e attualmente svolge la professione di presso la società Cattaneo Zanetto & Co., che è leader in Italia nell'ambito di public affairs, lobbying e political intelligence, di cui è stato cofondatore, di essere con noi. Probabilmente, come dicevo, molti di noi non hanno chiaro che cosa faccia il lobbista nel concreto e quale sia il ruolo delle lobby. E quello che vorremmo fare questa sera è partire dal suo libro Il potere, cercare di capire il rapporto tra potere e politica e in un contesto democratico. Lei nel suo libro parte proprio da una citazione, riprendendo David Foster Wallace, che sintetizzo brevemente, dice: ci sono due pesci, pesciolini giovani, che nuotano nell'acqua. Incontrano un pesce più anziano in direzione opposta che gli dice: buongiorno, com'è fredda l'acqua oggi? E loro si guardano un po' spaesati e si chiedono, no? E è un po' il filo conduttore del libro per introdurre ai diversi macro temi. Dunque, inizialmente vorrei chiederle, in modo chiaro di approfondire, ma che cosa sono i pesci e che cos'è l'acqua? Tanto rinnovo ringraziamenti per questo invito, questa piacevole serata, questa oretta che passeremo insieme. David Foster Wallace è un po' il mio autore della gioventù, una gioventù avanzata, è vero? E quindi non poteva mancare all'inizio del mio libro. E mi è piaciuto molto questa frase, questa piccola storiella che lui racconta in uno di questi classici discorsi per la consegna delle lauree nelle università americane e che esemplifica molto bene il lavoro del lobbista sostanzialmente, cioè quella capacità di capire il contesto che ci circonda per incidere sui processi e sulle decisioni. Per il lobbista ovviamente il contesto è quello della politica e dei processi decisionali democratici che spesso diamo per scontati o spesso, come dire, pensiamo di conoscerli attraverso la lettura dei giornali, ma in realtà nascondono dietro le quinte un lavoro e delle dinamiche spesso poco conosciute. E a volte ci si ritrova con dei clienti o anche dei politici di prima esperienza che di fatto sono come quei due pesci, giovani, energici, pieni di volontà, che però la semplice domanda che cos'è l'acqua, cioè qual è il contesto in cui vivono, non sanno cosa rispondere. Questi pesci ovviamente riguardano, siamo tutti noi in qualche modo. È il cittadino che può essere più o meno informato rispetto al dietro le quinte della politica, è ovviamente l'interesse particolare, quindi l'azienda o l'ONG o chiunque in quel momento si trovi a difendere il proprio interesse dovendo interloquire con i poteri istituzionali. Sono i poteri istituzionali e poi nel proseguo della chiacchierata vedremo quali sono. E tra questi pesci ci sono anche i lobbisti, ci siamo anche noi che facciamo parte come attori, protagonisti alcune volte, altre volte meno protagonisti, dei processi decisionali delle istituzioni. Faccio una premessa, quando parlo di processi decisionali sto parlando di processi tendenzialmente normativi.
il lobbista, come lo intendo io, come lo faccio io, non si occupa invece della parte dello Stato come compratore o come elargitore di denaro, che si può chiamare lobby, a me non mi piace chiamarla lobby, è più una mediazione d'affari, ed è di quella che di solito, insomma, va più sulle cronache giudiziarie dei giornali, che riguarda invece molto poco quello che è invece il diritto, a mio avviso, di ognuno di noi di partecipare attivamente, di poter partecipare attivamente alla costruzione di una legge che in una qualche misura lo riguarda. Grazie intanto per questa introduzione iniziale, poi sicuramente avremo modo di ripercorrere i diversi attori in gioco. E lei inizialmente nel suo libro parte proprio sfatando un po' il mito dei poteri forti, nel senso che molto spesso noi sentiamo parlare di poteri forti che vogliono una cosa piuttosto che un'altra e spingono per ottenerla. Lei dice che sì, i poteri sono un gioco, diciamo, molto anche uno contro l'altro, però non ci sono più i poteri forti di una volta. Dunque le chiederei che cos'è il potere, secondo lei, anzitutto, e quali sono i poteri decaduti e quali attualmente stanno usando. Chiedere a un ex filosofo come me che cos'è il potere, vado a nozze, ma nello stesso tempo potremmo stare qua giornate, mesi interi. In una qualche forma sintetica e semplice, il potere è la capacità che uno ha di far fare all'altro un qualcosa che non necessariamente lui vuole fare, o la, come dire, sia in un modo gentile sia in un modo coercitivo. In una democrazia la coercizione, cioè l'obbligo per i cittadini di fare determinate cose, è ovviamente meno evidente rispetto ad altre forme statali, e invece la legge in teoria dovrebbe essere un processo che crea consenso, quindi io dovrei poi accettare questa legge non come un'imposizione, ma come una sorta di, come dire, condivisione di un percorso. Inutile sottolineare come in questo periodo c'è chi vede nelle decisioni del governo e quindi nel potere che hanno avuto di tenerci in casa per mesi una sorta di ottima utilizzo del potere, c'è chi invece, come me, tra parentesi, invece crede che questo sia un abuso del potere, facendo sì che ogni momento legislativo sia una sorta di stato d'eccezione. Per voi ragazzi, leggere Agamben su questo tema potrebbe essere una lettura molto, molto, molto interessante. Lo trovate sul sito di Quodlibet con i suoi interventi, che ovviamente guardano quello che sta succedendo da un punto di vista eterodosso, c'è chi può apprezzarlo, chi no, ma certamente fa pensare. Perché i poteri forti non esistono più? Perché sono venute meno alcune condizioni esterne per cui questi poteri avevano una libertà d'azione molto forte. Pensiamo a tutti gli anni della Guerra Fredda, quindi la potenza che l'America poteva esercitare anche sulla politica italiana, e viceversa l'Unione Sovietica sul blocco comunista. Come dire, il diventare delle nostre democrazie, dei processi decisionali farraginosi e un po' lunghi, fanno sì che questi poteri siano meno efficaci e meno evidenti. Ovviamente ce ne sono altri che sono cresciuti, penso al potere della finanza, penso al potere di alcune grandi multinazionali, che però al momento hanno meno propensione a scaricarlo diciamo così, su quella che è la vita dei cittadini. Google, Facebook, Amazon potrebbero, come dire, essere, costituire una minaccia, al momento si occupano di fare affari. Poi ci piacciono, come utilizzano ad esempio i nostri dati di privacy personali, bene, però non sono, come dire, in qualche modo gli attori diretti della vita democratica di un paese. Le banche hanno perso un po' il loro ruolo, che prima era centrale, adesso, come dire, esiste, ma è molto meno evidente.
per chi sta guardando la serie televisiva I Diavoli, sembrerebbe il contrario, in realtà un po' lo è, però in effetti quel mondo che racconta quella serie è il mondo della finanza, non tanto delle banche in senso tradizionale. Ovviamente noi viviamo in un paese dove l'esercito ha poco peso e non possiamo dimenticarci che c'è una politica che è molto fluida. Se noi paragoniamo i 40 anni passa di presenza della Democrazia Cristiana, del suo personale e all'opposizione del PC e del suo personale rispetto invece alla volatilità delle persone che oggi si occupano di politica, capiamo quanto le due mondi sono completamente differenti e non dimentichiamoci, forse molti di noi lo sottovalutano, che fare politica è una professione, esattamente come tutte le altre, e che chi la fa da più anni e chi ha possibilità di, come dire, avere esperienze sempre più maggiori, profonde, diversificate, è più bravo e quindi più bravo ad esercitare il potere che ne deriva di quelle posizioni. La classe politica attuale è una classe politica inesperta. Che ciò non significa che sia tout court inadeguata o incapace di adeguarsi, certamente, certamente inesperta. E in questa inesperienza c'è anche un indebolimento della capacità di essere incisivi, quindi di avere potere. Non è tutto male, perché poi chi ha tanto potere potrebbe utilizzarlo in maniera negativa. Certamente oggi un potere, ripeto, molto fluido, impalpabile e come tale rischia di essere opaco e poco trasparente e poco controllabile. Proprio in questa dinamica perdita o comunque della riduzione di potere anche da parte della politica, lei dice che appunto c'è un grande spostamento tra il momento della decisione e quello dell'azione. E in questo periodo che lei definisce della post-verità, tutto si riduce al suo storytelling e quindi finisce molto velocemente. Vorrei chiederle dunque, qual è la causa principale di questo spostamento e come mai e come le lobby possono portatrici Portatrici di? di innovazione, di qualcosa di nuovo? Allora, questo sfasamento secondo me deriva da una bulimia di produzione legislativa, nel senso che più leggi si producono, più tendenzialmente queste non sono poco efficaci. Pensiamo ai 763 provvedimenti normativi che sono stati fatti in questi 2 mesi e mezzo per, come dire, normare le vite di tutti noi in questa situazione paradossale del virus. Molti sono provvedimenti, intanto sono DPCM, quindi dei decreti della Presidenza del Consiglio che non devono neanche passare dal Parlamento, appunto quel tentativo di rendere più corta la distanza tra decisione e azione, ma nello stesso tempo l'efficacia poi degli impianti normativi lascia il tempo che trova. Io sto sorridendo in questo periodo perché adesso io vivo a Milano, dopo lo storytelling, peraltro un po' stentato, della conferenza stampa del Premier Conte sulla fase 2 e di tutta questa curiosa definizione di congiunti, affetti stabili, ecco, esatto, un tentativo per legge di stabilire delle cose che sono molto complicate da stabilire attraverso la normativa. Adesso c'è tutta la retorica della fase 3 in cui la gente può incontrare chiunque, ma di fatto basta uscire per strada e la gente è fuori, cioè non è che esce solo per incontro. Quindi c'è un ritardo tra la produzione normativa e quella che è la vita, che è molto più veloce, molto più pragmatica rispetto a un impianto normativo. Oggi, se non ricordo male, hanno appena licenziato alla Camera, in una delle due Camere, il decreto lockdown. Quindi stiamo parlando di una retorica di qualche mese fa. Il decreto rilancio è stato pensato ieri. A me vengono in mente quel
opere d'arte contemporanea in cui il titolo è meraviglioso e grazie al titolo tu capisci cosa c'è nel quadro, se no non sai bene che cavolo pensare. Stessa cosa, è un bellissimo titolo, Decreto Rilancio, dall'idea che ci siano delle grandi norme sul rilancio, boh, punto interrogativo, le vai a vedere uno a uno, hai qualche dubbio. Quindi questa bulimia di produzione legislativa spesso è controproduttiva. E la politica pensa che l'unico suo potere sia quello appunto non di convincere attraverso ad esempio la leadership, ma di normare qualsiasi cosa. E se normo, quindi ho risolto il problema. Non è così. Le lobby, da questo punto di vista, c'entrano relativamente poco. Noi siamo uno degli attori che arriva appena dopo, o comunque non siamo noi, diciamo così, coloro i quali possono modificare questo percorso. Quello che io credo, e l'ho scritto anche nel libro, che anche il lobbista si ritrova ad avere a che fare con questa bulimia normativa e quindi adeguarsi alla superficialità con cui tutti i temi vengono affrontati. Perché se io devo fare 10 esami in un mese, è chiaro che non potrò essere che superficiale. Magari bravo, magari di talento, magari prenderò anche dei bei voti, ma superficiale. Se ne ho uno all'anno, è chiaro che posso andare nella più grande profondità. E se io sono un Parlamento che deve legiferare ogni giorno su qualche cosa, è chiaro che la superficialità regna e la mediocrità regna sovrana. E anche nei lobbisti che poi ci devono interloquire, ovviamente. Molto chiaro, e infatti entrerei adesso più nella dinamica di quello che effettivamente fanno le lobby proprio in relazione a quello che accade tra politica e interessi particolari, quindi ed economia. E dunque, che ruolo hanno le lobby in questa dinamica e in che modo informare la politica può portare al miglioramento delle leggi e quindi anche ad un cambiamento in positivo? Allora, intanto faccio una premessa, secondo me, doverosa. Ogni legge che questo Stato produce è una legge che è frutto del lavoro di n soggetti, tra cui lobbisti. Ogni legge. Alcune volte mi ritrovo nei dibattiti in cui si dice quella legge c'erano i lobbisti dietro. Ho detto sì, ma anche quell'altra che le piace c'erano i lobbisti dietro. Allora, qual è il tema? Tema che qualcosa non le piace, qualcosa le piace, non che ci siano i lobbisti, perché se no, se ci fossero, se per ogni legge dove dietro ci sono i lobbisti, lei pensa negativo, dovrebbe pensare anche negativo a quelle leggi che invece le piacciono. Quindi ogni legge ha, come dire, un lavoro di n soggetti. Oggi adesso parliamo dei lobbisti, poi parleremo di quelli che abitano nell'anticamera, nel cosiddetto anticamera del potere, che svolgono un ruolo molto semplice, informano il decisore su quelli che possono essere alcuni aspetti critici della normativa su cui stanno lavorando. Lo informano attraverso incontri, attraverso position paper, attraverso anche l'utilizzo dei media quando serve, e cercano, diciamo così, di evitare che la politica faccia degli errori dovuti appunto a quella fisiologica superficialità e non conoscenza di tutti gli aspetti, ad esempio, di un settore industriale. Che non significa che le lobby facciano un lavoro sempre ed esclusivamente contro la ratio di una legge. Non è che il lobbista sempre e comunque si ritrova a criticare l'impianto di una normativa, ma ad esempio di migliorarne gli aspetti tecnici. Perché io posso essere d'accordo o non d'accordo per esempio, l'estensione dell'utilizzo della moneta elettronica. Benissimo, quindi non è che necessariamente faccio lobbying per l'utilizzo del contante, ma nello stesso tempo quello che loro pensano siano le dinamiche del business della moneta elettronica spesso non corrispondono alla realtà. Perché? Perché non conoscono. E in questo io credo che, come scrivo nel libro, la missione del lobbista sia quella di creare un ponte tra mondi, che sono i mondi dell'impresa, per semplificare, ma anche il mondo del no profit, e la politica, che hanno dei linguaggi e dei riti e anche degli obiettivi diversi, che all'interno di un processo di dialogo e di confronto invece possono sintetizzarsi. Ricordo che in questo Parlamento di fatto non c'è un imprenditore.
e non c'è neanche un manager d'azienda. Questo significa niente da un punto di vista, diciamo così, democratico, chi se ne frega, ma da un punto di vista della comprensione di come funziona un'azienda, e beh, cavolo se conta, perché il buon politico che non ha mai visto un'organizzazione manageriale, non ha mai visto un'organizzazione industriale, non sa che cosa significa, cosa c'è dietro a quel tipo di organizzazione, quindi qual è il lavoro, le complessità, le difficoltà di anche di modificare gli aspetti del proprio business per rispondere alle esigenze normative, e questo ovviamente crea un'incomunicabilità e quindi un disvalore per entrambi i soggetti. D'altronde, scusami se aggiungo una cosa, d'altronde anche nei vostri corsi di economia, spesso e volentieri non si parla di lobbying, quindi non si parla, diciamo così, del modo con cui l'economia deve relazionarsi alla politica, perché io scrivo nel libro, non è solo colpa della politica, ma è anche colpa, diciamo così, degli interessi economici che spesso e volentieri non sanno come rapportarsi, e quando lo fanno con aggressività o con quell'egotismo che non serve assolutamente a niente. Certo, sicuramente la presa di coscienza che le lobby sono un attore indispensabile nel processo democratico forse è ancora un po' arretrato, quantomeno in Italia. Le chiederei se, di dirci secondo lei quali valori. Perché, scusami, perché si confonde lo strumento con il contenuto? Perché no, io posso anche capire il dibattito sullo strumento lobby, cioè del lobbista che viene pagato per e che si suppone che il cittadino non può pagare e quindi, come dire, è svantaggiato o l'operatore economico che ha più soldi può prendersi il lobbista migliore e quindi dice. Questo lo posso anche capire e posso anche, come dire, entrare in un dibattito su questo, ma confondere la lobby con invece il diritto che ognuno degli interessi coinvolti nella produzione di una norma ha di far sentire la propria voce, e qui ce ne vuole. Qui invece io non trovo nessuna giustificazione perché ciò non accada se non quello di un regime dittatoriale o fintamente democratico, come io credo che sia in parte la nostra situazione. Infatti, quando mi chiedono sulla normativa sulla lobby, io dico non è tanto la normativa sulla lobby, è la normativa su come voi prendete le decisioni per le leggi. E se fate tutto nel nascosto dei vostri uffici, come dire, non è democrazia questa, non dai la possibilità a chiunque di esprimersi. Ovviamente un chiunque qualificato. Che mia mamma si metta a interloquire col Premier diciamo così, sul MES, anche no. Ma se tu sei qualificato e la qualifica ti deriva da una rappresentanza che hai di un certo interesse, cavolo, hai diritto a partecipare, dovresti partecipare fin dall'inizio. Invece questo non accade perché? Perché facendo una legge al giorno, come faccio? Non riesco ad approfondire nulla. Sulla rappresentanza torneremo infatti a previsto la possibilità di tutti, ecco, di essere rappresentati anche quindi attraverso la lobby professionale. Le chiederei prima, secondo lei, quali valori deve avere il lobbista e quali quindi una lobby, cioè, per essere davvero professionale nel vero senso della parola. Beh, io dico sempre che non esiste una lobby buona o una lobby cattiva. Io posso pensare per la mia etica che alcune battaglie siano giuste o sbagliate per me, ma dal liberale o anarchico qual ero e quale sono, credo che io non sia nessuno per giudicare se una cosa è buona o cattiva. C'è un processo democratico esattamente per questo, c'è un confronto, ognuno ha diritto al confronto e poi la politica, per fortuna, ha ancora in mano la capacità di sintesi, o dovrebbe avere in mano la capacità di sintesi. Quello che invece non accetto dai miei clienti e non accetto dal mio lavoro è mentire, la falsa informazione, è, come dire, la manipolazione, consapevole. Io lo so che rappresento un interesse e che quindi quello che dico è costruito per difenderlo, lo so benissimo, ma è costruito con argomentazioni che sono vere. Adesso la parola verità a me è una parola che fa un po' fatica a dire, perché però è onesto questo processo, non è manipolatorio fin dalla sua, quindi costruisco dossier falsi o costruisco minacce false o
Io avevo degli imprenditori, soprattutto qualche anno fa, che ogni volta che c'era una qualche legge veniva e mi dicevano: ah, ma licenziamo tutti. Ecco, questo è se non cambia, licenziamo. Io ho detto: questo è manipolatorio, perché non è vero. Perché siccome per licenziare tu devi cominciare ad avvisare i sindacati, aprire l'avvertenza, bla bla bla, tu fai quello e allora potremmo dirlo. Ma semplicemente andare a dire: ah, adesso se io me ne vado, o chiudo e lascio i lavoratori, è una forma disonesta. Del dialogo, perché utilizzi una leva, una minaccia che in realtà tu non hai in mano per cercare di spaventare la controparte. Tanto è vero che ci vedevano dietro, perché poi la politica, al sesto che viene a fare questo gioco, non ci crede più. Quindi il primo valore, l'unico secondo me, è avere un'etica dell'onestà dei fini. E se tu sei onesto nei fini, sei anche attento all'utilizzo dei mezzi. Questo per usare un po' Machiavelli al contrario. Tornando invece al tema precedente, le chiederei appunto, dal momento che le lobby sono uno strumento di rappresentanza, se lo sono nel concreto anche per i soggetti, diciamo, più deboli, dunque che la politica altrimenti non ascolterebbe, e se vede il Mi rischio. faccio un esempio di un soggetto debole, secondo lei. Secondo Ma direi te. un'organizzazione che non ha molte risorse, un'associazione che vuole difendere il consumatore piuttosto che degli interessi particolari, ma non ha molte risorse da spendere in lobby professionale. E quindi mi chiedevo se la spesa faccia anche la qualità della rappresentanza e quindi se ci sia connessione tra queste, quindi il più povero perde. Lei fa anche degli esempi che sfatano questo. È effettivamente così nel concreto? Sì, è così nel concreto. Non è così sempre, ma non è così nella vita. Spesso chi ha soldi ottiene di più. Però non è una condizione sufficiente. Cioè avere soldi in un'attività di lobby non è una condizione sufficiente, perché tu puoi avere un sacco di soldi e avere delle idee sbagliate o che non creano consenso. Pensiamo alla grande battaglia sul copyright. Da una parte c'era Google, Facebook, i grandi, stracolmi di denaro che hanno anche riversato su questa attività di lobby. Dall'altro c'erano, diciamo così, coloro i quali cercavano di salvare il proprio lavoro creativo. Non avevano soldi, ma hanno vinto perché l'idea è molto più forte. Ma posso citarne anche altri, a mio discapito, ad esempio il mondo animalista non ha soldi. Eppure vince un sacco di battaglie contro queste grandi farmacie che i soldi ne hanno bizzeffe, bizzeffe, ne hanno tanti. Non è così, non è così. E chi pensa questo pensa che il soldo compri la politica. Nella mia esperienza, poi ragazzi, ci possono anche essere casi differenti, questo non avviene. Discorso diverso è non avviene. Perché io tanto non mi presto a nessun tipo di giro di soldi, diciamo così, quindi magari non lo vedo, non utilizzano me, però tendo ad escludere, sto parlando di processi legislativi, tendo a escludere che sia una cosa diretta, pago e ottengo. C'è anche un bello studio dell'Istituto Bruno Leoni, fatto proprio da Paolo Zanetto, cioè dal mio socio, che dimostra come in America tutte le donazioni che vengono fatte ai politici in realtà non servono per orientare la legislazione, ma servono per ottenere accesso, che in America è molto più complicato perché i senatori sono pochi e potervi accedere non è semplice. Quindi se io sono un donatore della sua campagna elettorale ho la possibilità di accedere, quindi far sentire la mia voce in maniera diversa. Ma ad esempio viene dimostrato che gran parte dei soldi dati dal mondo del tabacco a questi senatori, in realtà i senatori hanno sempre votato contro. Quindi anche qui il link è molto. C'è, ci potrà essere, ma non è così automatico. Diverso invece è la dimensione economica che l'interesse rappresenta. Perché è chiaro, lo vediamo in questi giorni, chi apre e chi non apre. Se io ho, come dire, un indotto economico di un certo tipo, ho più forza rispetto al parrucchiere. E questo però non riguarda la lobby, riguarda il confrontarsi con la realtà. È molto più importante che aprino delle industrie che un parrucchiere. Vallo a dire al mio parrucchiere che 2 mesi, i miei capelli lo dimostrano, che 2 mesi che non può lavorare e non può guadagnare. Io lo capisco.
Però lì non è che la lobby dell'industria ha più soldi dell'associazione dei parrucchieri e quindi riesce a fare una lobby migliore. Semplicemente le dimensioni che rappresentano sono diverse e come tale acquisiscono un'attenzione in agenda diversa. Questo ci porta anche alla dinamica che già anticipavamo prima, che è quella appunto del bene e del male. Molto spesso noi siamo abituati a dividere un po' il mondo in queste due categorie, bianco, nero, bene, male. Invece lei nel libro appunto sottolinea che la realtà è composta di tante sfumature di grigio, che quindi perimetrare il bene e il male assoluto è molto complesso. E dunque le chiederei, le lobby buone e cattive non esistono? Per definizione, quello che le fa diventare, diciamo, buone o cattive è solamente il modo di operare, e ci possono essere interessi buoni o interessi cattivi. Lei, ad esempio, riporta, il caso dei malati oncologici rispetto alle case farmaceutiche. L'ho detto prima, non c'è il buono o il cattivo. La lobby dei petrolieri è più cattiva delle lobby fatte dalle ONG, boh, sì, nell'immaginario comune. Nella pratica il petrolio ci serve per viaggiare tanto quanto ci fa piacere aiutare e salvare i bambini in Africa. C'è il bene o il male, dipende da quale orizzonte etico, morale, valoriale, religioso uno ha. La legge sul divorzio, ammetto che non era una legge, diciamo così, classica dove le lobby intercedevano, era bene per qualcuno, era male per altri. Allora, nella democrazia, per me, il bene e il male è la costruzione di una sintesi attraverso il dialogo. Quindi tutto ciò che è male è tutto ciò che limita la capacità di dialogare, per dirla con Habermas. Quindi la capacità, la ragione che si forma attraverso il confronto, a mio avviso, è l'unico valore che va preservato. Quindi lobby che in qualche modo limitano il dibattito, vorrebbero limitare il dibattito, o politica che a sua volta vuole limitare il dibattito, stanno facendo male. Però dire che una battaglia è più buona o più giusta di un'altra, io onestamente non me lo sento dire. Ovviamente escluso tutto quello che è illegale, droga, prostituzione, cose qui che ovviamente non rientrano nella categoria. Peraltro Certo, e questo introduce. anche sulla droga, io non mi permetterei mai di fare il lobbista di un narcotrafficante e non ho nessuna ambizione. Però, ad esempio, sulle droghe leggere, utilizzo la cannabis sì, cannabis no, è un tema non semplice. Per alcuni è male, per alcuni è bene. Quando ci si avventura nel bene e nel male, mentre secondo me è molto più coerente ed efficace interrogarsi sul come discutiamo per prendere una decisione. E sicuramente questa è una discussione che riguarda anche noi cittadini in primis, non solamente nella dinamica tra lobby e politica, ma appunto nel dialogo, dovremmo essere anche noi a poter partecipare, oltre ad averne il diritto, anche ad averne le competenze. Speriamo proprio che anche questa nostra conversazione possa portare a maggior consapevolezza in merito. Ci sono però anche, lei dice, diversi tipi di lobbisti. In modo particolare, spiega anche il lobbista relazionale e quello di contenuti. Quali sono le diverse tipologie di lobbisti e in che modo differente operano? Allora, intanto, come dico anche nel libro, non c'è solo il lobbista relazionale, solo il lobbista di contenuti. Ovviamente un lobbista ha delle relazioni, così come un lobbista relazionale ha dei contenuti. È il punto di partenza che è diverso. Io sono una persona che conosce altre persone e attraverso la conoscenza, ottengo accesso, attenzione, magari piccolo favore sull'emendamento o attraverso il contenuto creo delle relazioni con le quali ottengo dei risultati. Questa è la grande differenza. Io facevo il consulente aziendale, quando sono arrivato a fare questo lavoro non conoscevo nessuno, nessun politico, e tutti quelli del settore, che all'epoca era piccolo, dicevano: ah, tu non riuscivi, tra l'altro il milanese che arrivava a Roma, figuriamoci.
Tu non ci riuscirai mai, dovrai frequentare i salotti romani. Io non so neanche cosa sono i salotti romani, non me ne frega assolutamente niente. E ho fatto il mio lavoro puntando sui contenuti, e i contenuti hanno creato delle relazioni professionali. Perché? Perché nel momento in cui io interloquisco con un ministro per 10 volte, gli sto portando del valore e lui lo riconosce, è chiaro che diventa una relazione di rispetto reciproco delle rispettive professionalità. Il fatto che siamo amici o no, onestamente, che invece uno dei temi del lobbista relazionale, ci esco a cena, all'evento, andiamo all'Olimpico a vedere la Roma insieme, bla 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 bla, è un retaggio, diciamo così, di un mondo che peraltro tende a scomparire. Tende a scomparire anche perché tendono a scomparire i personaggi politici, cambiano talmente velocemente che in questo le comunità chiuse, quindi partiti chiusi o fortemente identitari e comunitarie, fanno molta fatica, perché ovviamente essendo Movimento 5 Stelle prima maniera, erano tutti tra di loro e quindi tendono a essere tra di loro, quindi appartiene o non appartiene, se appartiene mi puoi parlare, se non appartieni non mi puoi parlare, anche loro sono cambiati perché è un approccio miope. La politica e le lobby non solo svolgono ruoli diversi, ma hanno, diciamo, anche concretamente, quindi fisicamente, ma anche virtualmente, diciamo, collocazioni diverse. Ed è quello che lei definisce la camera e l'anticamera del potere. Vorrei chiederle che cosa sono questi due luoghi, diciamo, e quale bilanciamento c'è tra di loro. Io sfido chiunque di voi che è collegato, non so quanti siamo, spero un numero congruo, o anche se siamo io e te, a dirmi il nome della persona che sta scrivendo a Palazzo Chigi i DPCM tanto famosi. Non è mica Conte? No, non è lui che scrive. E non è neanche lui che traduce in termini, diciamo così, normativi quello che ha in testa, ma ci sono altre persone che sono nell'anticamera del suo potere, il capo ufficio legislativo, il capo ufficio del DAGL, cioè dell'ufficio amministrativo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, il capo di gabinetto, la segreteria tecnica, il consulente. Oggi questo famoso comitato tecnico-scientifico, che sfido chiunque di voi a dirmi almeno 3 nomi di membri che ne fanno parte. Questi signori sono più importanti o meno importanti di Giuseppe Conte? L'anticamera è più importante o meno importante della camera, cioè della rappresentazione del potere che la carica? Bel punto interrogativo. Se è vero quello che ho detto all'inizio, cioè che i poteri forti sono diminuiti, e anche per il fatto che oggi i poteri burocratici, che sono molto più, diciamo così, nascosti, meno controllabili, anche perché sono meno sul palcoscenico, sono dei grandi protagonisti. Allora, a me spiace che nelle scuole, ad esempio, non si racconti come una legge viene prodotta, perché sembra che la faccia Salvini, che la faccia Conte, che la faccia Di Maio, ma non è così. La legge viene fatta da altre persone che la scrivono, che la pensano e che ne rendono attuabile o meno i contenuti. Perché ricorderete tutti, se leggete un po' i giornali, quanti decreti attuativi sono necessari ad una legge per diventare appunto attuativa. Questi decreti attuativi vengono fatti dal personale dei singoli ministeri, con i loro tempi, con i loro modi, senza nessun controllo. Questa anticamera, diciamo così, quindi di professionalità che stazionano davanti alla camera del ministro, e sono delle figure fondamentali. In questa anticamera virtuale o reale ci sono anche i lobbisti che ovviamente interagiscono con questi signori per fare in modo che i testi normativi abbiano un certo tipo di contenuto piuttosto che un altro. Ecco, questo è un mondo totalmente sconosciuto ai più. Perché? Perché il palcoscenico è riempito dai politici da consenso, come li chiamo io, Conte, Di Maio, Salvini, tutti questi intorno che partecipano ai dibattiti. Avete mai visto un capo di gabinetto partecipare a una trasmissione dalla Lilli Gruber insieme magari a un lobbista?
nel parlare di come una legione fa. No, non interessa probabilmente a nessuno, e invece dovrebbe interessare, perché nell'anticamera, che il potere spesso si esercita molto più efficacemente che non nella camera. Giustamente, come diceva, è una dinamica che molti di noi non conoscono e che forse dovrebbe anche essere approfondita. Diversamente da quanti da molti di noi possono pensare, da un lobbista, invece nel suo libro traspare un profondo senso di rispetto nei confronti delle istituzioni e anche sottolinea la necessità di un continuo dialogo, per riuscire a raggiungere, una legge che possa riuscire a bilanciare, gli interessi di tutti, e suggerisce in questo senso da quella che lei definisce lobby cooperativa. E le chiederei che cosa intende per lobby cooperativa e in che modo può arricchire il dibattito democratico una lobby di questo tipo. È rispetto reciproco. Io rispetto le istituzioni, alla fine sono loro che decidono. Io non ho nessun dubbio su questo. La mia azione non è volta a obbligarli a una decisione, è volta a informarli per prendere la decisione migliore, che devono prendere loro, è il loro lavoro. Alcune volte tra di noi scherziamo, abbiamo presentato l'emendamento, noi non presentiamo nessun emendamento, nessuna proposta di legge, è un politico che lo fa. È un parlamentare eletto dal popolo. È anche questa cosa dei parlamentari che sono gli unici eletti dal popolo, bisognerebbe ricordarsela in maniera, soprattutto in questi giorni, in maniera un po' più profonda, e interrogarsi in maniera un po' più profonda. Quindi io li rispetto. A volte non è reciproca, perché appunto le lobby hanno questa alea di negatività che non ci aiuta. Quindi nel momento io scrivo nel libro cercando di riderci sopra, nel momento in cui mi preparano una piccola stanzetta alla Camera dei Deputati dove i lobbisti possono stazionare e incontrare gli onorevoli, a me viene da ridere. Ma voi incontrereste l'amministratore delegato di una grande azienda, come è un parlamentare, un grande amministratore delegato di una grande azienda che si chiama Italia, in una stanzetta insieme ad altre persone, senza privacy, senza possibilità di parlare in maniera seria, profonda. Ma dove stiamo? Forse ci siamo dimenticati che ognuno di noi ha una missione nella propria professione. E io, se siete voi giovani, state finendo la Bocconi, io ve lo ricordo con grande forza. Avete una missione, qualsiasi lavoro voi fate, è una missione. È una missione professionale, è una cosa che arricchisce la vostra esistenza, non si può buttare via, e spesso nella relazione con la politica ci si butta via, ed è colpa di tutti, non è colpa solo del politico. Quindi io parto, cerco di partire col piede giusto, li rispetto da morire. Io ho avuto pochissimi amici parlamentari, eccetera, non, perché appunto lo dicevo prima, non, se uno fa questo lavoro non può basare la sua professione sull'amicizia. E appunto quei pochi, quando mi è capitato che erano loro a essere coinvolti in una vicenda, li ho di fatto evitati, perché non è rispettoso usare l'amicizia non si fa. Non si fa, non è efficace, io non mi trovo bene. Preferisco che la relazione sia professionale. Però me la devi riconoscere questa professionalità. Perché io mi faccio un discreto mazzo per preparare i contenuti, per cercare di capire le posizioni quali sono, per dare delle soluzioni che siano condivisibili. Non mi puoi trattare come dire, una mosca fastidiosa. Questo io non lo accetto, e per questo mi batto. Mi faccio da tramite per una domanda di Eleonora che scrive: l'attività di lobby semplifica o allunga il processo legislativo italiano? E le chiederei se ha anche qualche dato in merito. No, allungarlo no, semplificarlo sì, dipende, allungarlo no, perché noi non abbiamo, come dire, un qualche potere di influenzare la velocità degli iter, perché ricordo che non è solo il diritto parlamentare fatto di tante aspetti,
di tanti cavilli, poi c'è un tema di volontà. La politica, quando vuole approvare una proposta di legge, un disegno di legge, qui non un decreto che hanno un termine stabilito di 60 giorni, ma una proposta di legge, un disegno di legge, se vogliono, lo fanno in 3 settimane. Ma su questo i lobbisti c'entrano relativamente poco. Lo possono semplificare perché possono dare delle soluzioni, ma non è tanto il tempo la variabile su cui il lobbista può lavorare. Sono sicuro che ci sarebbero tantissimi altri temi, siamo quasi in chiusura. Le chiederei di dare un consiglio un po' a noi giovani. Lei conclude il libro dicendo che è importante avere un approccio pluriprospettico. Quindi per noi giovani in che modo possiamo guardare la realtà che ci circonda, un po' il mondo secondo questa lente e quindi quali consigli ci può dare? Il lobbista pluriprospettico è un lobbista che si diverte o piange, si diverte sulle vicende del mondo, piange per le vicende del mondo, si dipende dai punti di vista. Perché? Perché io ne devo un po' sapere di legge, ne devo un po' sapere di economia, ne devo un po' sapere di politica, ovviamente. In una parola devo sapere di psicologia, perché io ho a che fare con le persone, quindi in un qualche senso alto devo avere un'idea di che cos'è l'uomo e di come si comporta quando deve prendere le decisioni all'interno di un ruolo che qualcuno gli ritaglia. E questo, a mio avviso, è meraviglioso. Poi, ovviamente, come ogni attività, ha le sue lati pragmatici e operativi, però adesso io non so che sogni abbiate nella vita, io ho sempre sognato di fare il consulente strategico e un po' l'ho fatto. La strategia che cos'è? È quella di pensare in maniera, diciamo così, pluriprospettica alle opzioni in campo e a quali sono i modi per raggiungerle. Una grande partita a scacchi. Io se gioco a scacchi non posso sapere come si muove la regina e non sapere come si muove l'alfiere. O non sapere qual è la relazione tra i movimenti del cavallo e del pedone. Se no non gioco a scacchi, gioco un'altra roba. Quindi questo è la meraviglia del nostro lavoro, esattamente come la meraviglia del lavoro del politico, esattamente come la meraviglia del lavoro di un manager, perché in un'azienda non è che uno fa un lavoro, diciamo così, che non entra nella prospettiva degli altri lavori che ne fanno un'organizzazione vincente. Quindi da questo punto di vista il nostro è un lavoro umanistico e come tale per un umanista molto, molto affascinante. E se è vero quello che ho detto prima, ed è vero, non c'è più, diciamo così, l'idea che il lobbista, se non è un ex politico, un ex portaborse, se non è uno di loro, non può farlo questo lavoro. Anzi, sempre di più le aziende, le multinazionali cercano profili con le caratteristiche che vi ho tracciato, non cercano quello che è il cugino del ministro, un po' perché sanno che i ministri durano poco, un po' perché non è proprio il modo con cui si lavora. Adesso non voglio fare l'ingenuo, c'è dei lati, diciamo così, cinici, il potere ha delle cinicità. Non è che ce lo dobbiamo nascondere, però dobbiamo anche pensare a qual è diciamo così, la cinicità, quanto pesa. Ecco, a mio avviso non pesa così tanto, ma pesa molto di più la capacità di fare il nostro lavoro con intelligenza e professionalità. Se sei intelligente e professionale, 9 battaglie su 10 la vinci, magari una non la perdi perché c'è un qualcosa, diciamo così, di opaco che ha impedito di fartela vincere. E va bene, umano, chi di noi è perfetto. Se c'è spazio per un'ultima domanda, farei ancora da fame per Antonio, che chiede: non mi è ben chiaro quanto peso abbia il tecnico dell'anticamera, quindi chi opera nell'anticamera, rispetto al politico che rappresenta i cittadini e le idee che sostiene. Potrebbe fare chiarezza in questo senso? Allora,
Adesso io non conosco perché non è il mio settore, però Conte dice cassa integrazione, risarcimento, cassa integrazione per tutti. Ora, poi c'è un tecnico che deve scrivere che questa cassa come viene erogata questa cassa integrazione in questa fase. C'è una bella differenza, diciamo così, tra elargire il denaro subito per la cassa integrazione o tra 6 mesi, o no? Allora, da un punto di vista, ed è esattamente quello che sta accadendo, cioè i soldi non arrivano, quindi l'imprenditore deve anticiparle al lavoratore, se no il povero lavoratore fa fatica a arrivare a fine mese. Ora, chi ha preso questa decisione? Conte di questo contributo straordinario. Bene, e infatti, come dire, è lui che ci mette la faccia. Ma quanto conta come viene scritto per essere efficace quella legge? Tantissimo. E lì Conte c'entra relativamente poco. Allora, ci sono delle situazioni in cui l'uno prevale sull'altro e viceversa. Faccio un'altra considerazione. Chi ha consigliato a Conte di adottare questo provvedimento? Un tecnico del Ministero dell'Economia. Chi? Boh. Ammesso che ci sia un chi, o chi ha consigliato a Conte di stanziamento, la tipologia, per esempio, adesso c'è una battaglia sulla tipologia della mascherina. Voi sapete che noi abbiamo certificato solo queste mascherine in tessuto non tessuto, che l'unico paese al mondo che le produce è la Cina. Perché non in un altro tipo di tessuto, ad esempio ortogonale o non lo so, che ha più o meno gli stessi effetti? Qua decide chi decide? Un tecnico che ha deciso che quella caratteristica è l'unica corretta. Su quali basi? Non lo sappiamo. Allora, non c'è una legge che dice che il ministro conta di più del suo capo di gabinetto. O viceversa, dipende. Ci sono dei ministri molto in gamba che ovviamente non si lasciano, diciamo così, facilmente convincere dal loro capo di gabinetto e viceversa. Quello che è sicuro invece, è oggettivo, è che noi questo processo lo conosciamo troppo sommariamente. Ed è una colpa nostra ed è una colpa anche dei media che raccontano la politica in una maniera davvero barbara, permettetemi il giudizio tranciano. C'è la cronaca del condominio. Ragazzi, ma la politica non è questa. C'è anche una situazione, diciamo così, che a me piace relativamente poco rispetto al passato, che era più stilosa, era più profonda, bla bla bla. Io sto parlando di stile, non dei contenuti, ma di stile. La politica è molto meglio di quanto non appaia sui giornali, ma molto meglio. Cioè, sembrano tutti dei trogloditi a leggere i giornali, che prendono decisioni a caso, non è vero. Cioè, ogni decisione è complessa e richiede una professionalità, e spesso c'è, è anche forte. Ecco perché li rispetto, perché io, i miei amici a cena, non dobbiamo pagarli. Ma come non dobbiamo pagarli? Ma tu hai mai visto un amministratore legato di un'azienda non essere pagato? C'è una differenza, sì, c'è l'amministratore delegato, a un certo punto l'azionista lo manda a casa se non ottiene risultati, e più o meno funziona anche in politica, più o meno, non è così automatico. Però, viva Dio, io devo pretendere che siano pagati tanto perché svolgono un lavoro molto particolare. Certo, sono tanti, e infatti a mio avviso è un errore dei politici quello di voler essere tanti. Io dico sempre, racconto sempre di questa cosa, andiamo magari in chiusura, che in America chiunque vada a fare il presidente degli Stati Uniti diventa migliore di quello che è prima. Ok? Anche casi recenti, forse. Oggi un parlamentare che fa il parlamentare o un ministro che fa il ministro non diventa migliore quando diventa ministro. E qual è la differenza? La qualità degli staff. La qualità delle persone con cui possono circondarsi, di cui si circondano. Il parlamentare che arriva a Roma è spaesato, mille cose da fare, mille persone da incontrare, mille leggi da vedere. Come fa?
C'è un parlamentare medio incontra 10 persone al giorno, che se poi ha dei consulenti lobbisti non particolarmente efficaci, hanno 100 pagine di dossier ognuno. Ma secondo voi è possibile che una persona legga 1000 pagine al giorno, ogni giorno? 1000 pagine, 500, 300 al giorno su argomenti? Come fa? In America c'è uno staff che filtra, che lavora. Cioè, per quale ragione io devo, come dire, cominciare un processo di lobby e quindi di scambio di informazioni con un politico che in genere non lo sa, quando invece potrei farlo con uno del suo staff che si dedica a quell'argomento e mi fa le pulci e mi pungola a essere migliore, io lui. E poi andiamo dal politico che fa una sintesi. Ecco, questa cosa qua che funziona a Bruxelles e funziona in America, qua non funziona, non c'è. E questa è una debolezza. E infatti la vediamo. Leggi che hanno un'efficacia tutta da valutare. Ripeto, non sto parlando del contenuto, non sto parlando se una legge è buona o cattiva, perché farei lo stesso errore del lobbista buono o lobbista cattivo. Sto parlando dell'efficacia, cioè nel momento in cui tu fai una legge anche sbagliata, ma che sia efficace e i cui risultati si possono verificare, perché se non posso neanche verificare i risultati, non posso mai neanche cambiarla. Questo che è un gioco perverso, è un gioco perverso e di cui purtroppo, come scrivo nel libro, anche i lobbisti ne sono in parte vittima e in parte corresponsabili. Però purtroppo poi bisogna portare anche il pane a casa e non si riesce sempre a fare le rivoluzioni. Io ci provo anche utilizzando questo piccolo auditorio di cui ancora ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato anche abbastanza così, non tanto chiaro, capisco che i temi sono almeno ispirazionale sulla voglia di fare il nostro lavoro, però ecco, la politica non fa schifo, la politica funziona anche in tanti suoi modi. Il rispetto professionale che noi dobbiamo a loro, loro forse lo devono un po' più al mondo esterno, guardarsi meno l'ombelico e guardarsi con un po' più di umiltà a quello che c'è intorno, che è molto migliore di quanto a mio avviso credano. E qui parlo del Covid e dei comportamenti umani che hanno contraddistinto questi momenti. Non credo che ci sia bisogno di spiegare all'essere umano chi può incontrare e chi no, per come la vedo io. E nel momento in cui invece ti infili in questa sorta di hubris di voler mappare ogni comportamento dell'essere umano, diventi ridicolo. Affetto stabile, non affetto stabile, amante, non amante. Cioè diventa, stai 1,5 m, il ristorante con il plexiglass. Se sono sposato e arrivo, c'ho il plexiglass, ma scusa, ma ero a casa con la mia moglie fino a un minuto fa, che cavolo mi serve? Cioè, diventa ridicolo. Perché? Perché è ridicolo l'obiettivo, quello di mappare la vita e i comportamenti degli esseri umani, che per carità ci sarà sempre il delinquente. Legge sì, legge no. C'è sempre il farabutto, legge sì, legge no. Gli altri, noi esseri umani, siamo migliori di quanto secondo me non crediamo di essere o che la politica crede che noi siamo. Scusate il pippettone. Finale, purtroppo, a differenza della conferenza fatta al collegio, non si può bere insieme e non ci si può divertire in conclusione, perché virtualmente non possiamo, non abbiamo questa possibilità, però spero che vi siate divertiti e qualsiasi altra occasione per me è la benvenuta. Eleonora, Antonio e agli altri, mi spiace di non poter rispondere poi di persona con la chiacchiera di solito che accade post eventi, ad altre curiosità, ad altre domande. E Francesco, ti ringrazio tantissimo per questo invito, sempre the number one. Grazie, no, siamo noi a ringraziare lei. Ovviamente i temi potrebbero essere tantissimi, potrebbero essere sviscerati in mille modi. Ovviamente, come sempre, quello che è il nostro obiettivo non è dare delle risposte, ma delle chiavi di lettura e suscitare delle domande che poi possono anche creare opinioni e pareri contrastanti che poi ciascuno col proprio cammino, sulla propria strada, ha modo di rispondere e quindi anche di vivere in prima persona. Speriamo proprio di avere lanciato l'opportunità di approfondire questi temi e di aver dato una prospettiva nuova che magari non siamo soliti avere.
E ringrazio dunque tutti coloro che hanno partecipato, in modo particolare chi ha partecipato anche arricchendo il dibattito con le proprie domande. E ringrazio anche l'Azione Cattolica di Mantova che ha creduto e sostiene il progetto. E ringrazio ovviamente il dottor Cattaneo. E per approfondimenti rimando anche al suo libro Il mestiere del potere, qualora approfondire. Esatto, eccolo. E grazie ancora di essere stato con noi e di averci portato un punto di vista nuovo, alla maggior parte di noi e di averci dato appunto queste chiavi di lettura che ci saranno per il futuro. Per nuovi aggiornamenti di video, intanto per chi non ha visto, consiglio di guardare gli altri video disponibili e di rimanere collegati attraverso i nostri social per vedere quali altri ospiti avremo nella nostra rubrica. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, ciao a tutti.